Ciao amici di Attisport24, appassionati di pallanuoto, benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview in attesa del via ufficiale della postseason maschile con uh, i playoff scudetto, quelli per uh, l'assegnazione dei posti nella prossima Eurocup e i playoff uh, salvezza concentriamo la nostra attenzione sul campionato di A1 femminile che si prepara a vivere l'ultimo turno di stagione regolare L'equipe orizzonte ha già messo le mani sulla vittoria della regular season l'antenone plebiscito Padova è già certa della qualificazione playoff mancano all'appello due squadre per completare il quadro delle partecipanti alla lotta per il titolo tricolore Mentre in zona salvezza è molto più che accesa la lotta all'ultimo punto tra Unione Sportiva Luca Locatelli e Comonoto Recuaro per evitare la retrocessione diretta in Serie 2. Nell'ultima giornata scontri al vertice tra Echipo Orizzonte Catane e Antenore Plebiscito Padova, match che non conta per la classifica ma comunque la sua importanza in vista proprio dei playoff e autentico spareggio d'Ostia tra Siss Roma e Rapallo Pallanuoto, ma per parlare di questo e tanto altro abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il tecnico federale Marco Manzetti. Grazie a te, grazie a te Andrea. Marco, ultimo turno di regular season per la Serie 1 femminile, giornata che promette i fuochi d'artificio, non vale ai fini della classifica, però io credo che il big match sia lo scontro tra le prime due forze del torneo, l'equipe Orizzonte riceve l'antenore Plebiscito Padova, che partita ci aspettiamo e per chi pesa di più la posta in palo. Ma come dici tu, la posta in palio mh, ai fini de della classifica conta poco, però insomma il Catania, il Catania deve vincere e il Padova deve far, mh, deve far vedere quello che ha fatto vedere finora, cioè una squadra giovane che, che dà fastidio a tutti. Eh, il Catania sì, L'unica cosa del Catania, non so se, se, gioca, se gioca la straniera ancora, se gli è rientrata. E ancora, non è ancora rientrata. E questo chiaramente sarà un deficit. Il Padova bisogna vedere se riesce a mantenere uh, questo ritmo che ha mantenuto fino adesso, ma comunque sarà una bella partita. Devo dire che le partite eh, del Catania, ma soprattutto del Padova, stanno sono state tutte abbastanza vincenti. No? Sono giovani, sono... Eh, nuotano tanto e insomma mi, mi sono sempre piaciute. Ecco assolutamente. Andiamo a impicciarci: del dei due allenatori. Va, la metto così: dov'è che si vince questa sfida? Dov'è che magari Stefano Posterivo può minare le certezze della formazione etnea? Ma soprattutto chiaramente a una squadra, allora, intanto Posteriva ha fatto un lavoro incredibile perché eh, è una squadra giovane, sinceramente è andata oltre le aspettative, ha vinto la coppa, veramente complimenti. Eh, L'ha vinta soprattutto chiaramente sulla tecnica ma anche sul ritmo, anche se poi la palla nuoto ormai non si può parlare di tattica, di, 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 di parte fisica, ma è veramente un insieme un insieme se una delle, delle componenti non va nel verso giusto sicuramente non, non gira la squadra eh, sicuramente le ripartenze della, de, del padova è la, è la loro chiave tattica e anche la straniera devo dire che la mi pare che è olandese, olandese sta, sta facendo veramente un buon campionato insomma e queste ragazzine terribili che poi abbiamo anche noi in nazionale quindi le conosciamo e hanno tanta voglia e tanta determinazione. Per Catania c'è da vincere solamente il titolo in una stagione fin qui assolutamente non positiva, la ricerca del tricolore è uno stimolo per reagire alle avversità o può essere un'ulteriore pressione sulle spalle di Capitan Palmieri e compagni? Ma insomma è una squadra abituata alle pressioni, Andrea, e sono nazionali, e sicuramente devono puntare a vincere il titolo, questo è chiaro, però ripeto, eh, bisogna vedere quando gli rientra anche la straniera, perché sai, eh, anche le altre squadre sono ben attrezzate, eh, e insomma sono mesi che manca, mi sembra, certo. e, e fa la differenza, insomma, perché l'australiana è veramente forte. Ehm, sai, è un campionato pure particolare eh, molte nazionali ci cioè sono stati in nazionale tanti impegni e eh, anche questo eh, incide oh, molto certo, no? assolutamente però sicuramente, sicuramente non hanno il problema della pressione ecco eh, del campionato Questo no, sono tutte giocatrici molto esperte Altro big match, la Siss Roma riceve al polo natatorio di Ostia il Rapallo Pallannuoto. Per le Liguri c'è un solo risultato utile, le capitoline possono giocare per due risultati su tre, anche se bisogna mettere o provare a mettere la mano davanti a Trieste per evitare l'incrocio in semifinale con l'equipe. Quali emozioni ci riserverà la sfida di Ostia? Ah, sicuramente è la, è, diciamo, è la partita che sposta un po' più le, gli equilibri, sicuramente no? perché eh, Sissi deve vincere e il Rapallo anche, assolutamente. E, e da questa partita, che probabilmente andrò a vedere perché sarà interessante, a Ostia, e, e, si avrà la, la griglia, insomma, la, la, la composizione ufficiale. delle semifinali. Delle, delle, delle insomma della final Four e deve vincere. Il Rapallo se vince. Il Rapallo chiaramente entra, ne, entra nelle quattro e se perde entra in Trieste. Quindi insomma, se vince con la Locatelli perché poi se le partite bisogna sempre giocarle. Eh, la Locatelli pure deve salvarsi. però insomma, dovrebbe i pronostici sono per il Trieste e quindi sì, è interessante anche per la SIS perché se no la SIS arriva quarta e deve incontrare l'equipo orizzonte sicuramente è una partita interessante e faranno la differenza anche lì le giocatrici le giocatrici più di livello che hanno cioè Rapallo le sempreverdi eh, Bianconi Marcialis eh, e di là chiaramente le nazionali insomma certo e con Caterina Banchelli che sta, che sta salendo sempre di livello e, e sarà la chiave per me. E poi insomma il Centro Boa e, e Chiara Ranalli che fa sempre tanti gol. Insomma, chiudo con l'ultima battuta: c'è lo sprint per evitare la retrocessione diretta. Chi avrà la meglio tra Comunotore Coaro e Unione Sportiva Luca Locatelli? Eh. Non lo so, diciamo che mh, anche lì la partita, la partita diciamo, mh, mi sembra un po' più equilibrata, è sicuramente brits Como, no? E da lì si vedrà che cosa può succedere. Mh, Locatelli nel pronostico chiaramente è deficitaria contro il Trieste, ma insomma ripeto, sono sempre partite molto determinate da tutte e due le, le, le squadre. quindi... Quindi può succedere di tutto. Briz Como eh, sta, sarà la chiave, ecco, anche se la Briz anche lì, è, in casa è molto, molto forte. Ringraziamo Marco Manzetti per essere intervenuto. Passiamo ora alla presentazione dei match. Detto del lo scontro di cartello tra Egitto Orizzonte, Antenore e Plebiscito Padova della partita da spareggio che si giocherà ad Ostia tra Sis Roma e Rapallo Pallanuoto completano il programma. Le sfide tra Unione Sportiva Luca Locatelli e Pallanuoto Trieste, e Briz Nuoto contro. Comonuoto Recoaro e Bogliasco, Bo a Bogliasco si gioca Netafin Bogliasco 1951 contro Olio di Calabria e GP, senza pallanuoto. Chiudiamo così la parentesi dedicata alla pallanuoto femminile e passiamo ad occuparci di Serie 2 maschile, penultimo turno di stagione regolare. Nel girone nord c'è un'autentica finale anticipata alla Monumentale di Torino, Reale Mutua Torino 81 e Chiava di Nuoto, giocano un confronto che mette in palio punti che valgono oro nella corsa ad un piazzamento per i playoff. Mentre a sud la sfida di cartello si gioca sicuramente alla Scandone, dove la Bava Opportunity Ischia Schia Marine Club riceve l'Olympic Roma. Siamo così giunti al termine anche di questa puntata, io non posso far altro che ringraziare gli ospiti intervenuti e darvi appuntamento per la prossima.